Un piccolo intervento in relazione all'acquisizione per 5 anni della ferrovia, no, della ferrovia, della linea ferrata che da Pachino arriva fino a Marzamemi sulla strada della Spinazza, sono i 3 chilometri di competenza del comune di Pachino. Un passo in avanti. Perché poi con la convenzione con il comune di Noto praticamente si provvederà a fare la progettazione fino a Noto, appunto, di questa pista ciclabile. Finalmente diciamo che si sorpassa un equivoco di cui il promotore stesso di questa iniziativa già nel 2009 era ancora convinto che si dovesse riattivare la ferrovia, come vediamo nel progetto esposto dal collega e amico Saro Ardilio, che prevedeva appunto la riattivazione della ferrovia. Si sono battuti per anni insieme a interventi fatti dai ferroviari, quando nel 2005 si sosteneva praticamente della possibilità allora di aver perso il finanziamento. È noto, l'ha perso il finanziamento perché anche se presentando una tratta che riguardava da Noto fino a Bendigari, con il decreto che gli attribuiva 5 milioni di euro per poter realizzare questa tratta di pista ciclabile, poi praticamente per tutta una serie di vicende questa tratta ferroviaria trasformata in pista ciclabile non è stata attuata. Diciamo che c'è stata anche da parte del comune di Pachino una inerzia totale e ora praticamente con i nuovi bandi che verranno pubblicati si prospetta questa possibilità che io reputo positiva, l'ho sempre reputata positiva fin dall'inizio, ma avendo in considerazione la struttura ferroviaria in quanto struttura complessa. Cioè qui ci troviamo praticamente di fronte a un serpente senza testa. La testa dovrebbe essere rappresentata dalle aree ferroviarie della stazione di Pachino e degli edifici che compongono praticamente questa infrastruttura. Mentre la convenzione che è stata fatta riguarda semplicemente la ferrovia, i cosiddetti acquedotti, i ponticelli e il casello in contrada Cugni, cioè qui si esclude dalla convenzione l'attribuzione al comune di Pachino di poter presentare unitamente alla pista ciclabile quelle attrezzature di supporto che sono gli edifici della stazione ferroviaria che in qualche modo dovevano servire come stazione di testa. Anche se poi si potrebbe anche proseguire verso il territorio di Ispica, proseguire la pista ciclabile fino ad arrivare a Pozzallo e poi da Pozzallo, insomma, in attuazione di quelle che sono praticamente le direttive europee. Se noi andiamo a vedere il bando che riguarda, perché non è che uno dice ho acquisito la ferrovia, allora presento il progetto ed è sicuro che può essere finanziato, perché diciamo il progetto della pista ciclabile ha un senso se riesce a connettere delle aree di fruizione. Mi spiego, se io per esempio non faccio in integrazione a quello che può essere un nodo ferroviario, un prolungamento per poter arrivare alle aree di Cuba, Longarine, di tutti i pantani della Sicilia sud-orientale, cioè le riserve, e non connetto questa pista ciclabile a qualcosa di fruibile a livello naturalistico, qui rimane praticamente, come ho detto prima, un serpente senza testa. Ora, noi sappiamo che in considerazione delle direttive votate in Consiglio Comunale, in quel benedetto video che poi qualcuno fece togliere, e qualcuno si è attribuito la responsabilità di aver fatto togliere quel video, ma sicuramente sono
c'è un coacervo di interessi perché questo video venga tolto, non solo da parte, diciamo, dell'attuale sindaco, ma anche di altre entità. Di questo siamo sicuri, che c'è stata una sinergia. Però in quella occasione, che io ritengo storica, sulle direttive nuove votate da una maggioranza che si era formata quella sera, il giorno dopo non esisteva più, tra le altre cose si prevedeva, ed è una delibera del Consiglio Comunale a cui sicuramente chi era in commissione insieme ad altri consiglieri comunali che la componevano, lascia intravedere che praticamente la non acquisizione delle aree ferroviarie della stazione di Pachino in qualche modo possono essere integrate e surrogate all'interno di quella che è la dinamica pianificatoria che si sta aprendo, dove nell'ultima intervista il sindaco parla di un piano regolatore fatto in house, cioè in house significa che praticamente, io è una cosa che ho auspicato da tempo, questa di creare proprio un ufficio del piano regolatore per poter elaborare, fermo restando le consulenze necessarie, eccetera eccetera. Però il pericolo attuale, anche perché è stato messo nero su bianco su questa questione, è il fatto che queste aree ferroviarie, non essendo inserite nella convenzione dei 5 anni, automaticamente gli edifici che fanno parte del progetto, che dovrebbero fare parte del progetto per dare una testa, per costruire qualcosa che possa in qualche modo accogliere le persone che arrivano con la bicicletta e trovano un punto di ristoro, trovano un punto di alloggiamento, trovano una struttura che praticamente adeguatamente ristrutturata potrebbe essere da supporto, da cavanserraglio, diciamo, perché secondo me dovrebbe essere anche possibile un'ippovia, no, cioè integrare con la pista ciclabile anche la possibilità di arrivare nel luogo attraverso un'ippovia, cioè con il cavallo. Io percorro la strada a cavallo e per cui creo all'interno della stazione di Pachino, in quelle strutture, anche la possibilità dell'alloggiamento del cavallo, dell'alloggiamento del turista, dell'alloggiamento della bicicletta. Faccio praticamente delle strutture dove io posso alloggiare le persone, allora questa pista ciclabile assume ed ha un rapporto integrato con la città, in quanto io sosto, oppure anche in alcune aree posso fare anche un campeggio, posso fare qualcosa di creativo, ma l'esclusione stessa di questa area e presuppone praticamente, come si dice nell'emendamento presentato in Consiglio Comunale votato, che parte della città di Pachino si possa espandere su queste aree della ferrovia. Questo è il grande pericolo, che noi facciamo praticamente proclami dove ecosostenibili, eccetera eccetera, poi praticamente in controcambio diamo alle ferrovie la possibilità di rendere edificabili questi terreni. Questo è il quid che noi ci poniamo, ma nessuno ci risponderà in questo, perché queste sono delle cose praticamente che non c'è una risposta, perché quando la critica è fatta in un modo puntuale, quando la critica è documentata da atti, qualcuno praticamente invece di risponderti sullo stesso tono e di escludere la possibilità oggettiva che oggi queste aree possono essere trasformate in aree edificabili, tutto tace. Allora io lo pongo alla città. Attenzione, vi dico, che questa questione della pista ciclabile sbandierata in questo modo, senza l'ausilio delle aree di supporto della stazione di Pachino e di Marzamemi, che da questa convenzione vengono escluse, possono nel tempo
essere trasformate in aree edificabili, dove Pachino praticamente si espanderà sulla stazione, sull'attuale edificio della stazione e delle aree della ferrovia. Questo è il quesito che io mi pongo, perché lo deduco dalle carte, dagli atti fatti, a cui evidentemente ed eventualmente qualcuno non potrà rispondere, perché praticamente si sta scoperchiando il vaso di Pandora di far capire, oltre allo sbandieramento di ecologia e tutte queste cose qua, qual è la vera operazione che si sta portando avanti in contraccambio, perché non è che è la prima volta che le Ferrovie dello Stato chiedono ai comuni di trasformare le loro aree come aree edificabili, non è la prima volta, per cui se qualcuno mi vuole rispondere io sono pronto ad accettare e se la mia deduzione può essere più o meno esatta. Io vi saluto e vi ringrazio.